Ascoltare il grido degli oppressi, caricarsi delle loro fatiche, lottare al fianco di chi subisce vessazione e violenze in nome del profitto e del guadagno. È quanto la Chiesa, grazie anche alla spinta della Laudato Si di Papa Francesco, sta facendo in America Latina, dove ormai da tempo ha avviato una serie di iniziative a più livelli volte a tutelare i diritti delle comunità locali nei confronti delle imprese minerarie. Gli investimenti fatti nel passato hanno completamente alterato l'equilibrio delle loro terre, hanno costretto gli abitanti a fuggire oppure a vivere in condizioni di povertà e di inquinamento, con inevitabili ripercussioni sulla loro salute. Iglesias y Minería è una rete ecumenica che riunisce un centinaio di comunità latinoamericane e grazie anche a loro nel 2015 in Vaticano venne gettata una luce su questo dramma con una giornata di riflessione sul tema «Uniti a Dio, ascoltiamo il grido». Da allora ci sono stati passi avanti, racconta padre Dario Bossi, missionario comboniano in Amazzonia e coordinatore della rete. Da là fino ad oggi la rete è cresciuta e si è rafforzata in varie direzioni. Si è rafforzata la comunicazione, quindi il rapporto tra le comunità, perché si sentano più unite e più protette tra di loro. Si è rafforzata la denuncia, siamo riusciti anche a mettere in piedi un sito web. Vorremmo dire che si tratta di investimenti di morte, perché è un'economia che uccide quella mineraria e ne siamo testimoni vedendo le molte persone, leader, che sono state trucidate in questi anni esattamente per difendere le loro terre, le loro foreste, i loro fiumi. Sono le morti di chi in prima linea difende i propri diritti a fare scalpore, ma non si spegne la voce di chi combatte contro la corruzione, la criminalità, la costante violazione della casa comune che ci è stata affidata. Forse i numeri più agghiaccianti sono i numeri delle vittime che sono state uccise in questi anni per poter difendere, per il fatto che difendono i loro territori. Rispetto a un relatorio della Global Witness, in 2015 è stato un anno di morte, l'anno più tragico. 185 persone, 3 alla settimana, sono state uccise, sono leaders per aver difeso i loro territori. Sono perdite storiche perché sono persone che un po' racchiudono tutta la storia della loro comunità e hanno avuto il coraggio di mettersi davanti alle comunità per difenderle. Sono state eliminate. Abbiamo ricordato in questi giorni Berta Cáceres, forse il simbolo più forte. Ha incontrato Papa Francesco un anno e mezzo fa e dopo pochi mesi è stata uccisa in Honduras per difendere le sue terre. Così succede a molti leader sindacali o anche religiosi che si mettono a volte ad affrontare i grandi progetti industriali che vogliono sottrarre all'America Latina quello che di più prezioso abbiamo, che è la terra e l'acqua. Questo non lo possiamo permettere. E in prima linea c'è anche l'intera comunità di Piquiá de Baixo, oltre 1000 persone nel nord-est del Brasile che in pochi anni si sono trovate circondate da 4 industrie costruite vicinissimo alle case, con forni che bruciano carbone e un pulviscolo rosso che copre tutto, anche la pelle di chi ci vive. Qui il 28% dei residenti, secondo recenti studi, presenta alterazioni della funzionalità polmonare. La comunità ha ottenuto il trasferimento di tutti gli abitanti in un luogo più sano e sicuro, ma resta la paura che il governo, pur avendo approvato il progetto, non rispetti i tempi e nemmeno mantenga le promesse. Joselma lì ci vive. Lavoriamo anche a nome di altre comunità con cui facciamo interscambio perché esse possano conoscere questa esperienza di lotta e vedano che è possibile che una comunità si liberi da questo. Il senso del nostro lavorare non è sopravvivere, ma vivere ed avere una pienezza di vita. Non per sopravvivere,